Man mano che cresci, se non ti sei perso nel conformismo, consideri importante il tuo tempo e lo spendi con attenzione per fare cose ricche di valore etico. Man mano che cresci, se hai maturato un carattere forte, sai qual è la tua missione nella vita e lavori volentieri per realizzarla. Col passare degli anni apprezzi sempre più e ricerchi sempre più le relazioni autentiche con persone leali e collaborative, presenti sulla lunga distanza, pronte a impegnarsi con te per una valida causa. Quando sai questo, hai le basi buone per procedere con serenità, allineato con ciò che mantiene in vita. In un mondo come il nostro, soprattutto a partire dal 2020 e negli anni immediatamente successivi, in questo nostro mondo materialista, che mette tantissima pressione per spingere l'umanità dentro il più banale conformismo, è fondamentale preservare il proprio nucleo autentico, consapevole della spiritualità. Se rimani fedele a te stesso, ai valori, alle prove confermate dai dati verificabili, apprezzi moltissimo il tempo che hai e lo investi in attività che contano davvero per te, perché hanno un futuro sano. Rifletti su ciò che senti essere la tua missione nella vita. Quali valori vuoi esprimere? Definiscili. Spiegali bene con parole tue. Racconta perché sono valori importanti e come tu li vivi. Quando hai una meta chiara, affronti ogni giorno con entusiasmo, incanalando la tua energia verso obiettivi significativi che puntano a generare un impatto vitale duraturo. Man mano che evolvi, dai precedenza alle relazioni basate sulla fiducia, sulla lealtà e sui valori condivisi. Circondati di persone che supportano il tuo viaggio esistenziale, sono impegnate in cause etiche e volentieri ti parlano, ti frequentano e lavorano con te perché capiscono quanto ulteriore valore potete produrre se collaborate insieme. Puoi avere una vita appagante che ti fa sentire utile, meritatamente apprezzato, e che ti aiuta ad affrontare le sfide della vita con serenità.